solitamente a me, almeno io sono completamente, posso dire, innamorato di questa galleria. Abito a Vitoraggi, ci vengo spesso a passeggiare, è interamente scavata nella pietra, vedete, chi non l'ha mai vista dovrà ammettere che è veramente interessante. Si notano ancora i segni dei batteri pneumatici dove venivano inseriti i candelotti di dinamite. Queste nicchie che esistono qui sulla destra, molti si hanno chiesto a cosa servivano, adesso in questo caso lì ci sono delle apparecchiature elettriche, ma all'epoca servivano agli addetti ai lavori quando passava il treno, magari che stavano lavorando facendo manutenzione, e permette di mettersi in sicurezza, quindi rientravano lì, passava il treno, tornavano al loro lavoro. Ah, vero? Un'altra curiosità per gli amanti dell'arte contemporanea, in questa galleria c'è un'opera dell'artista contemporaneo Maurizio Cattelan, che venne qui quando era un baldo giovanotto, ancora pieno di speranze, adesso anche pieno di soldi, mi dicono, le sue opere valgono milioni di euro, e venne qui nei primi anni 90, io non lo so bene la storia, comunque venne in questa galleria tutta buia e fece un'opera che vi faremo vedere. Oddio, se non la dicevi non se ne accorgeva nessuno, andiamo bene lo stesso. Io so che è la videosorveglianza. Naturalmente quest'opera, eccola qua, io non è che sono un intenditore di opere d'arte, specialmente di quelle contemporanee, però qui fece la sua firma, c'è scritto Cattela, sembra con 3T, io ve la racconto grosso modo, sembra con 3T che potrebbero rappresentare o le tre torri, o le tre croci, o quello che volete voi, non lo so. O niente. Sì? L'ha fatto nel punto più umido della galleria. Ecco, ecco, tra questa galleria bellissima, Cattelan ha scelto proprio il posto peggiore per fare la sua opera, che è il punto più dove la galleria si sta degradando. I tubi che vedete servono per assorbire l'acqua che altrimenti, come vedete, purtroppo cade anche sul disegno, e quindi c'è una sorta di scolo. Tra l'altro quest'opera è stata coperta, ma adesso era coperta da un pannello, adesso è stata liberata per poterla far asciugare. Ci sono ovviamente delle telecamere che riprendono, quindi per questioni di sicurezza anche quest'opera è tutelata, anche se è libera, quindi lo diciamo anche sapendo che chi viene in questa galleria è osservato, ma anche per passeggiare. Ovviamente sapete che oggi la legge sulla privacy, sì, ci sono, però è giusto anche controllare il territorio. Quest'opera di Maurizio Cattelan, giudicate voi. La pendenza, no? Qui si parla del 4 per 1000, addirittura in certi periodi dell'anno, in certe zone della Repubblica, si depositavano sui binari degli animaletti chiamati maialini di Sant'Antonio, magari. Quindi quando il treno passava li schiacciava e slittava. Addirittura c'erano le sabbiere nelle elettromotrici che lasciavano cadere della sabbia e quindi permettevano al treno di non slittare. Questo succedeva anche quando c'era la neve, eccetera, eccetera. Quindi avevano tutte le strategie per poter andare avanti. Zona del Dragone. Zona del Dragone, mi dice Gori, che è un nostro consulente storico sulla ferrovia, ne sa più di tutti. E le scope di saggine? 40 per 1000, ho lasciato uno zero. La pendenza 40 per 1000, 4%, sì, esatto. Allora, adesso... Grazie, ogni tanto mi perdo. Allora, qui siamo nel punto dove prima vi diceva Antonio l'attacco, che l'attacco potrebbe sembrare l'attacco di guerra, no? Attaccano. Era appunto da dove hanno iniziato a scavare dall'esterno, entrando qua, un'altra squadra dal lato mare, un'altra squadra dal lato monte, quindi la galleria era stata appunto iniziata con quei lavori da tre punti. Qui, adesso pian pianino, chi non l'ha mai visto vi assicuro che è uno spettacolo, perché si vede il mare, siamo esattamente a metà della rupe, abbiamo tanto sopra e tanto sotto, si vede tutta la parte di Monte Scudo, Monte Colombo, il mare,
magari un po' alla volta, poi perché siamo tanti, è veramente bello. Durante lo sfollamento era adibito a gabinetti. Da questo bello che no, dillo che più. Un'altra curiosità del buon Gori, del nostro amico Cesare, questo luogo durante questa galleria è stata usata come ospedale, pronto soccorso, e questa galleria piccola era appunto il punto dove la gente aveva bisogno di fare i bisognini. Vabbè, non c'erano, quindi però adesso è pulita, state tranquilli. Davide! Completamente restaurato, sembra quasi nuovo, vi assicuro che solo il legno è nuovo, tutto il resto è di 80 anni fa. È un calumerci che hanno restaurato i nostri falegnami dell'azienda di produzione. Adesso chi non l'ha mai visto che ci passa vicino, sfido a dire che abbia che dimostri che ha 80 anni. Ed eccoci arrivati in fondo! Siamo qua dove c'è la zona di sole, se c'è ancora qualcosa, perché qui... Ma DJ Yuma la figliola adesso. Ma che pigone! In piedi, pigone! Ho detto che gli ultimi saranno i primi. Volete fate scultura? Oh, si vede che sei in palestra, ti hai fatto un colloquio. È la prima volta che organizziamo ce l'ho. Dai. Faccio ce l'ho e mi manca, ce l'ho, quello mi manca. Ecco che non è venuto, cosa si pensa, che è così impara a venire. Bene. Tipo che si balla così. Via dalle casse. Andata Summer. Ok, una frase per concludere il video, vai. Per concludere. Allora, che dire? È un'enorme soddisfazione, io non ci credevo, abbiamo lavorato tanto, abbiamo sudato, però questo ci ripaga di tutto quello che abbiamo fatto. Grazie a tutti, questa è una testimonianza che rimarrà indelebile nella storia dell'associazione Treno Bianco Azzurro. Grazie a tutti. Okay.